Bene, buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questo secondo appuntamento dei Tam Tam Talk, in cui approfondiamo i temi di lezione dal 2020. Mentre ieri abbiamo parlato di leadership con la professoressa Ermini Barra, oggi parleremo con il professor Alessandro Vespignani in collegamento da Boston sul tema Immaginare il futuro, l'importanza dei dati e della tecnologia. Ma per introdurre meglio l'incontro di oggi, passo volentieri la parola a Gianluca Perin. A te la parola. Grazie Gianluca, anche se abbiamo lo stesso nome, sembra un passaggio di consegne. Comunque buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, è un piacere ritrovarvi, soprattutto è un piacere ritrovarvi al Tantan Talk. Tantan Talk nuovo, che si è adattato ovviamente alla situazione, ma che ha lo stesso, rimane con lo stesso spirito con cui l'abbiamo pensato, come sapete, tutti insieme. Quindi, in questa settimana guardiamo a quello che è successo nel 2020, cercheremo di trarre il meglio da questa esperienza, delle lezioni che vengono da quest'anno che abbiamo trascorso insieme, e lo facciamo a degli ospiti veramente, veramente prestigiosi. Ieri abbiamo assistito alla lezione di Erminia Ibarra, alla sua testimonianza, abbiamo parlato di leadership, abbiamo capito come questa leadership deve essere totalmente diversa nel mondo che verrà. Ecco, e questo penso che sia stato qualcosa di veramente chiaro dalla lezione e l'esperienza che abbiamo vissuto ieri insieme. Eravamo 1500, oggi siamo 1700, questo è un buon segno, vuol dire che, come dire, la voglia di conoscere cresce, e questo contraddistingue penso tutti noi di generali. Oggi abbiamo un altro grande ospite, il professor Alessandro Vespignani, che ovviamente è uno degli es maggiori esperti oggi al mondo per quanto riguarda tutto il tema dei big data e l'uso strategico dei big data. Sapete che per noi è un tema oggettivamente su cui stiamo investendo moltissimo, continueremo a investire, è un tema veramente strategico per il nostro futuro. Quindi penso che oggi sarà una, come dire, un'altra giornata veramente importante. Ecco, questa nuova formula, ripeto, deve mantenere quell'idea di fondo del Tantan Talk, che vi ricordo era quello di guardare oltre, no? Di guardare oltre ai confini della nostra azienda, di guardare e capire quello che avviene nel mondo, avere più punti di vista, anche magari punti di vista che non coincidono fra di loro, per poi farcene uno nostro, perché poi questo è l'impegno che noi come manager, come diciamo persone che attive nel mondo del lavoro devono sempre avere e creare. Ecco, lo spirito è quello di fare tesoro di un anno difficile. Il 21 non sarà, come abbiamo già visto, un anno meno facile di quello che abbiamo passato, ma sicuramente abbiamo una prospettiva migliore, perché sappiamo che ne usciremo, sapremo come dovremmo uscire, e questo ci deve dare la spinta e l'energia per prepararci al nuovo mondo. Ecco, quindi direi che queste occasioni sono occasioni molto importanti. In settimana avremo altri importanti impegni, no? Perché avremo ovviamente Paolo Mieli, penso domani, che tutti noi conosciamo, storico, giornalista, che ci sarà sicuramente un punto di vista molto, molto interessante, con un'esperta di comunicazione, Anna Maria Testa, e il venerdì il filosofo Umberto Galimberti. Quindi, come vedete, veramente punti di vista diversi che ci arricchiranno durante questa settimana. Bene, importante ovviamente rimarranno i vostri feedback, perché come tutte le nuove formule le dobbiamo testare, e quindi spero che sia veramente di utilità per tutti noi, per il nostro lavoro e soprattutto per costruire insieme il nostro futuro. Quindi lascio la parola a Gianluca perché ci porti dentro all'evento. Grazie Gianluca. Grazie, grazie a te e siamo pronti a entrare. Chiedo subito alla regia, se possibile, di mostrare anche il professor Alessandro Vespignani, che inizio con l'introdurre. Tra l'altro, noi ci siamo conosciuti circa un anno e mezzo fa, ma poi è diventato molto noto in Italia con i suoi, diciamo, interventi anche a livello televisivo, che è sicuramente un canale importante. Oggi abbiamo però questo momento privilegiato perché potremo passare con lui circa un'ora intera. Lo ascolteremo per circa 35 minuti e poi, esattamente come abbiamo fatto ieri, proseguiremo
potete sottoporre le domande in questi 35 minuti e poi andremo a rispondere ad alcune delle domande. Professor Vespignani è professore di fisica e informatica presso la Northeastern University of Boston, una delle principali università della città di Boston, privata, discutevamo poco prima, accoglie circa 20.000 studenti e oltre, diciamo, alle proprie docenze è anche direttore e dirige il Network Science Institute, che è un soggetto di ricerca interdisciplinare che raccoglie circa una quindicina di faculty. Oggi quindi è vero che parleremo dell'importanza dei dati e della tecnologia, ma mi piace segnalare il fatto che anche il professor Vespignani cerca di allargare costantemente i propri orizzonti con la indisciplinarietà e interdisciplinarietà e credo che questo, più che indisciplinarietà, e credo che questo sia un elemento comune anche di questo Tam Tam Talk. Le parole chiavi sono quelle sollecitate da Gianluca Perin, quello di guardare le lezioni dal 2020 e soprattutto cercare di proporre uno sguardo oltre. Due informazioni operative prima di partire, chiedo ancora un attimo di pazienza al professor Vespignani. Chiedo alla regia di mostrare la piattaforma perché vi chiederemo di poter fare due o tre cose. Innanzitutto per coloro che sono interessati possono anche ascoltare la traduzione in inglese, switchando diciamo il canale audio, saranno disponibili anche i documenti per il download, ma soprattutto potete sottoporre domande attraverso la chat, vedete il bottone Question to the Speaker, e l'instant poll. L'instant poll sono tre domande che abbiamo preparato con il professor Vespignani. Vi chiediamo fin d'ora di andare e rispondere perché nel corso del suo speech il professor Vespignani si soffermerà, tasteremo un po' il vostro polso su queste domande e le useremo anche per aumentare un po' l'interazione. Direi che i primi 5 minuti sono passati, grazie davvero per la pazienza e a questo punto professor Vespignani, a lei la parola, a lei la telecamera, io la affiancherò e sarò presente con lei nei prossimi 35 minuti e poi per la parte di domande e risposte. E grazie ancora per essere qui con noi oggi da Boston. Buon pomeriggio a voi e grazie mille, sono estremamente contento ed onorato di poter avere questa chiacchierata oggi e soprattutto poi in un evento con un numero di, diciamo, poi di speaker nei giorni futuri impressionante, quindi sono realmente onorato. Comincerei appunto facendo una premessa. Le domande a cui che vi sarà, a cui potete rispondere, cercherò di parlarne durante e di prendere un po' il vostro input durante la chiacchierata, per cui è importante andatele a vedere se potete. Io cerco ora sto cercando di avere la conferma dalla regia che sto muovendo le mie slide. Sì, professore, le confermo che la regia la sta seguendo e che anche i partecipanti perfetto, in questo momento la seguono. Ho un po' di ritardo sul video, quindi ho un po' di appunto, volevo essere sicuro. Allora, come parliamo di dati, prima di addentrarci proprio nelle lezioni di questa pandemia, che cosa abbiamo imparato? Intanto i dati dove entrano, dove sono fondamentali? Sono fondamentali nel nostro, in qualche modo, bisogno storico di saper leggere il futuro, cioè che poi in un modo o nell'altro è parte della nostra ansia di controllo, della nostra ossessione di controllo, no? Cioè noi vogliamo proteggerci, vogliamo capire cosa ci succederà e quindi la cosa migliore è qual è la forma in fondo più sofisticata di questa ossessione di controllo, è proprio cercare di prevedere il futuro. E le scienze naturali sono state, diciamo, un grande successo in tutto questo. Se noi pensiamo che noi possiamo prevedere l'eclissi di luna, di sole con precisioni incredibili, siamo oramai abituati alle previsioni meteorologiche, ma tutto quello che è l'ingegneria, la scienza dei materiali, cioè noi in realtà facciamo costantemente previsioni su quello che sono fenomeni fisici. In realtà quello che succede è che c'è anche un altro sogno, che è fondamentalmente quello del cercare di prevedere
cosa succede a noi in qualche modo, no? Cioè che cosa noi come società, come persone possiamo fare. E quindi tutti quei sogni di cui abbiamo parlato negli anni passati, che vanno dal prevedere poi in maniera molto, molto attenta a quelle che sono le elezioni, quelli che sono i bisogni, i trend economici. E tutto questo però in qualche modo è sempre un po' rimasto un sogno negli anni precedenti, che però in qualche modo in realtà si sta materializzando, e si sta materializzando in una maniera che è molto meno plateale di tutto quello che si legge, no, delle rivoluzioni scientifiche fatte di intelligenze artificiali che diventano robot cattivi, che ci rubano il lavoro o che in realtà ci risolvono tutti i problemi. Cioè in qualche modo noi ci stiamo trovando all'interno di una rivoluzione dove dati e algoritmi sono già all'interno della nostra vita e la stanno cambiando. E dov'è l'inizio di tutto questo? Beh, l'inizio è quello che purtroppo viene espresso con una parola che è molto brutta, che arriva dall'inglese, e quando poi la traduciamo in italiano è ancora peggiore, quella che è la datificazione, cioè il fatto che negli ultimi 20 anni abbiamo visto una rivoluzione riguardo a quella che è la disponibilità dei dati. Noi ogni giorno, ogni anno nel mondo vengono prodotti più dati socio-economici che in tutta la storia precedente dell'umanità. Questo è per farvi capire che tipo di rivoluzione stiamo vivendo. E questi dati in realtà sono dati che non sono solamente abbondanti, ma sono diventati anche disponibili e fruibili in tempo reale, cioè sono dati che sono digitalizzati, sono, come diciamo noi, machine readable, non dobbiamo più andare a leggere milioni di pagine manualmente, ma sono dati che quindi in qualche modo possono essere assorbiti ed elaborati in tempo reale. Questo è un cambio di paradigma enorme, e soprattutto questi dati che vanno da quello che noi produciamo attraverso le nostre interazioni con le piattaforme digitali, la nostra mobilità attraverso tutti i dispositivi mobili, telefonini che noi costantemente abbiamo con noi, in realtà ci vanno oltre quella che è la realtà fisica, no? Cioè quali dati, su cosa facciamo e dove lo facciamo, ma in qualche modo sono dati che ultimamente sono diventati anche, ci permettono di entrare dentro la nostra testa, dentro la testa di milioni di individui. Pensate a tutto quello che noi quotidianamente facciamo sulle piattaforme dei social, quando noi postiamo un tweet, quando noi postiamo su Facebook, quando noi usiamo queste piattaforme, noi non solo diamo dei dati su dove siamo, cosa facciamo, ma anche su quello che pensiamo, su come pensiamo, su cosa ci piace. E questa è una grande rivoluzione che, infatti, per esempio, vi faccio un piccolo esempio, ha permesso di creare una piattaforma come quella che è definita dai ricercatori dell'Università del Vermont un edonometer, cioè un termometro della felicità. Come funziona questa piattaforma? Una piattaforma che funziona abbastanza semplicemente, in realtà raccoglie semplicemente come idea, poi in realtà quello che c'è dietro dal punto di vista tecnologico e metodologico è invece molto complesso. Questa piattaforma non fa altro che succhiare dal feed di Twitter milioni e milioni di tweet giornalmente, li analizza nella loro valenza semantica dei concetti, delle parole, cioè fa una reale lettura di quello che è contenuto all'interno di questi tweet, e gli associa un valore di positività o negatività, che è fatto attraverso anche lì un sistema rigoroso che è stato sviluppato da psicologi, in cui ad ogni parola e ad ogni frase costruita si può associare un certo grado di positività o negatività. E da questo, fondamentalmente, attraverso dei processi di aggregazione, si costruisce un termometro della felicità. Ora qui in questa immagine vedete, sono dati che in realtà si riferiscono agli anni scorsi, in realtà sulla piattaforma potreste trovare in questo momento i dati in tempo reale di quello che è successo adesso con l'attacco al congresso negli Stati Uniti, e come in qualche modo è una misurazione costante e millimetrica della
fondamentalmente della felicità degli Stati Uniti o di altri paesi. Addirittura poi si può addirittura andare a guardare a specifici temi, e quindi questo ci dà un'idea di che rivoluzione stiamo vivendo. Una rivoluzione che non solo, diciamo, è così, in qualche modo questo può sembrare un esempio più accademico, ma è una rivoluzione che entra proprio poi nella nostra capacità di prevedere. Addirittura una decina d'anni fa, nel 2009, la narrativa dei big data si spinse a dichiarare addirittura la morte della teoria, dicendo: guardate, oramai acquisiamo così tanti dati che non c'è più neanche bisogno di capire i fenomeni. Noi prendiamo questi dati, li succhiamo, li leggiamo, ci daranno delle risposte, anche se non capiamo il perché. In qualche modo noi non abbiamo più bisogno di avere quello che è l'apparato teorico interpretativo, ma useremo i dati in una maniera molto più tattica, se volete. E in qualche modo c'era un esempio che fu stato messo diciamo in strada da Google, che definì quello che fu chiamato Google Flu Trend, cioè un sistema che misurava l'incidenza dell'influenza negli Stati Uniti, ma non attraverso un elaborato e complesso sistema di dottori sentinella, di dati che arrivavano dagli ospedali, come il Center for Disease Control fa ancora adesso quotidianamente, ma attraverso in realtà le ricerche degli utenti sulla piattaforma di Google. Cioè l'idea, in qualche modo anche geniale, di Google fu di dire: ma noi abbiamo milioni e milioni di persone che ogni giorno cercano, noi andiamo a vedere chi è che ha cercato per parole chiave come influenza, febbre o cose di questo tipo, e da lì noi riusciamo poi, attraverso dei meccanismi di riscalamento rispetto ai dati storici del Center for Disease Control, a misurare in tempo reale qual è l'incidenza dell'influenza. Questo fu una cosa molto rivoluzionaria a quei tempi, perché è proprio un sistema che in realtà usa dati che non riguardano la sanità, e soprattutto, di nuovo, vedete, aggira completamente questo problema della teoria. Cioè io non devo capire come l'influenza si diffonde, perché si sta diffondendo, quanto è la vaccinazione, ma in realtà basta guardare le ricerche degli utenti. Ma questo in realtà poi ha creato dei problemi, il sistema ha avuto dei problemi, e in realtà quello che è importante sempre distinguere è che noi in realtà non abbiamo bisogno solamente di dati. Cioè questi dati devono essere letti degli algoritmi, che li analizzano, esattamente come l'algoritmo di Google per l'influenza, che sceglie le parole chiavi giuste, che ricalibra i dati su quello che è una verità sul terreno, che sono i dati storici dell'influenza e così via, in modo di poi darci e sputare fuori delle predizioni. In qualche modo qui dobbiamo vedere e dobbiamo pensare sempre ai dati come a un matrimonio tra quella che è l'intelligenza artificiale che noi abbiamo creato, tutto quello che sono le macchine, e il dato stesso. Sono una simbiosi. L'intelligenza artificiale vive di un'abbondanza di dati, e l'importanza dei dati è se vengono in qualche modo letti e interpretati da queste intelligenze artificiali. Ora, in realtà quello che è successo è che queste intelligenze artificiali hanno creato un mondo che ci avvolge costantemente, già fin da ora, in costanti predizioni e suggerimenti. Cioè la nostra vita è già in grande parte determinata da quello che è il mondo degli algoritmi. Cioè noi oramai siamo abituati costantemente a muoverci in una vita dove la musica che sentiamo viene suggerita da delle macchine, i film che noi vedremo la sera in televisione sono suggeriti da degli algoritmi, e in realtà chi è della mia generazione si ricorda forse di quando per trovare una strada in macchina avevamo gli stradari, delle specie di grandi enciclopedie fatte da centinaia di pagine, dovevamo andare a navigare per le città con questi pezzi di carta, quando adesso invece abbiamo tutto, diciamo, sul nostro dispositivo mobile, che non solo ci indica dove andare, ma anche come evitare gli ingorghi, o ci dice, come in questo caso ho un'immagine di una piattaforma in California, dice: guardate, ogni strada ha un suo certo rischio di incidente, e quindi potete scegliere, e il mio algoritmo vi aiuta a scegliere, a navigare nella maniera migliore anche attraverso i possibili incidenti. Come vedete, è un mondo dove noi diventiamo un tutt'uno con questi algoritmi che definiscono la nostra vita,
e definiscono la nostra vita non solo per le cose che sono un po' più, come dire, appunto i consumi, no? Cioè il fatto che si riesca a prevedere quale musica mi piacerà o quale film mi interessa, ma in realtà, come ben sappiamo, entrano nella nostra vita in maniera molto più pesante. Cioè in qualche modo tutti sappiamo che sono degli algoritmi che determinano poi la nostra capacità di ottenere un mutuo o il livello di quel mutuo, i limiti sulle nostre carte di credito, e oramai negli Stati Uniti addirittura ci sono algoritmi che cercano di trovare per l'assunzione delle persone quali siano i migliori candidati. Cioè in qualche modo, vedete, noi stiamo cominciando ad andare un mondo in cui tutti noi ci siamo sempre mossi, anch'io di nuovo, diciamo nella mia generazione, quando si andava in banca a chiedere un mutuo ci si vestiva bene, ci si metteva una giacca e una cravatta per fare una buona impressione, e oramai invece andare in banca si parla con un funzionario che però poi alla fine prenderà delle decisioni basati in molti casi su quello che è una realtà algoritmica della mia persona. Quindi in qualche modo ci stiamo trovando in un mondo che si sta trasformando, dove questi dati stanno diventando appunto qualcosa di molto complesso. Il problema è che i dati però da soli, come dicevamo, non sono una scienza più di quanto un mucchio di mattoni siano una casa. Cioè in realtà bisogna ritornare un pochino a questa idea della teoria, cioè avere solamente dati ha dei rischi enormi, ha dei rischi perché vuol dire non capire qual è il processo dietro la lettura dei dati, il fatto che questi algoritmi in realtà sono disegnati da persone, sono basati su già un'interpretazione dei dati, è un rischio enorme. E in realtà la cosa migliore per cercare di avere un approccio ai dati e ai modelli e agli algoritmi che li interpretano, che sia più ricco, che sia trasparente, che sia leggibile, proprio attraverso un ritorno alla teoria. In qualche modo, vedete, dopo 10 anni abbiamo detto la teoria è morta, ma adesso dobbiamo tornare a dire lunga vita alla teoria. Perché? Perché in realtà non vogliamo più avere, e ce ne siamo accorti molto anche in questa pandemia, adesso poi ne parleremo meglio, non vogliamo più solo avere delle risposte che ci dicano ma una serie temporale o che ci dicano quanti casi di una malattia ci siano domani. In realtà questo è un dato che non è fondamentale, quello che vogliamo fare è avere qualche cosa che sia più vicino a quello che è per esempio le previsioni meteorologiche, quando noi abbiamo una completa visione di quale sarà la traiettoria di un uragano, del perché dal punto di vista della fisica questo succede e in alcuni casi poi di come meglio ci possiamo proteggere rispetto a quelli che sono i rischi che ci sono nel mondo. Questo corrisponde non solo ad usare dati, non solo ad usare algoritmi di intelligenza artificiale, ma anche a quella che noi chiamiamo poi la costruzione dei mondi artificiali, cioè quello di creare dei sistemi computazionali che in qualche modo simulano il mondo esterno, simulano gli individui nel mondo esterno con le loro attitudini, con le loro abitudini giornaliere, con i loro bisogni, e questi algoritmi ci permettono di proiettare qual è l'evoluzione del sistema e qual è l'evoluzione delle quantità che a noi interessano. Questo di nuovo, se lo pensate, è qualcosa che è molto simile a quella che è le previsioni meteorologiche, proprio perché in realtà, come vedete, in realtà qualunque modello poi ha delle incertezze, ha delle condizioni iniziali che devono essere affrontate. Cioè, per esempio, se parliamo di un'epidemia, dove nasce questa epidemia, quanti casi di quell'epidemia, come si trasmette questa malattia, e tutto questo si evolve nel tempo e crea quella che noi chiamiamo incertezza previsionale. Quindi quello che succede è che noi dobbiamo avere delle implementazioni computazionali di questi modelli per milioni di realizzazioni, esattamente un po' come appunto come vediamo nelle previsioni meteorologiche, per ottenere delle traiettorie che poi noi aggreghiamo per avere dei modelli probabilistici. E questo è un concetto molto importante. Ricordatevi che tutto quello che vedete, tutto quello che viene generato dai dati come informazione, come previsione, è sempre qualche cosa di probabilistico, cioè qualche cosa esattamente come per le previsioni sul vostro telefono. In realtà è un 20% che piova e un 80% di bel tempo, è sempre in quel modo dobbiamo leggere il nostro approccio ai dati e a quello che ci insegnano. Beh,
Parliamo di Covid, che cosa è successo con Covid? Professore, scusi se la interrompo, prima di iniziare questa parte sul Covid, se è d'accordo, presenterei la prima risposta del sistema di Stampol. Esattamente, lei ha fatto la cosa migliore, mi stavo dimenticando. Vediamo quali sono i risultati dell'Instant Poll. Esattamente. Quindi io chiederei alla regia innanzitutto di presentare i risultati, tra l'altro anche lei dovrebbe vederli, ma intanto io glieli leggo le chiederò a breve un commento. La domanda era: quanto pensi che i dati e gli algoritmi possano determinare le scelte della tua vita quotidiana? Poco, l'8%. La maggioranza assoluta, il 60%, diciamo più o meno i due terzi, poco meno, molto, sono consapevoli dell'importanza dei dati, e circa il 30%, moltissimo, sono praticamente una augmented intelligence. Ecco, innanzitutto chiedo a lei se si aspettava magari questa distribuzione e se ha qualche commento, vedendo questo risultato. Questo è un dato importante, perché dice intanto che sicuramente la platea dei Tantan Talk è una platea molto, alfabetizzata dal punto di vista dei dati e della tecnologia. Sicuramente in un campione più rappresentativo della popolazione generale questi numeri sono un po' diversi. Mi piace notare praticamente sono un augmented intelligence, cioè che c'è addirittura un 30% di persone che comprende e percepisce l'idea che oramai noi siamo una fusione con questi algoritmi. E io qui faccio sempre un esempio che sembra molto banale, ma quante volte... quando noi usciamo di casa e dimentichiamo il nostro telefono portatile, il nostro dispositivo mobile, ci sentiamo un po' persi, un po' come se fossimo nudi. Stranamente la vita, cioè oddio, non so se sono in grado di portare avanti la mia giornata. Lì è dove secondo me si sente di più questo fatto che siamo diventati una simbiosi con l'algoritmo, con gli algoritmi, perché è proprio la mancanza che diventa fisica di qualche cosa, di un dispositivo. E questo purtroppo è qualcosa che per chi è della mia generazione è molto evidente. Nessuno di noi ha mai avuto un telefono per decine di anni e certo uscire fuori di casa non era un problema. Adesso invece appunto ho dimenticato il telefonino, è qualcosa che diventa un problema durante la giornata. Vuole che leggiamo anche la seconda domanda prima di iniziare la sua parte sul Covid? Vuole prima? Guardiamo la seconda domanda. Bene. Allora andiamo a guardare le risposte, perché... questa seconda domanda, diciamo, introduce poi la seconda parte dell'intervento del professor Vespignani sul Covid. La domanda era la seguente: quanto pensi che i dati nel 2020 siano stati ascoltati nel contrastare il Covid? Poco, le scelte sono state politiche / emotive, 15%. Mediamente, si è dovuto trovare un compromesso tra evidenze e risorse, 62%. E molto, i governi hanno agito solo in base ai dati, il 22%. Anche qui, professore, le chiedo una sua lettura di questo risultato. Allora, anche qui ne emerge una audience, una platea molto, molto, molto attenta. Devo dire, sono un pochino più sorpreso del 22%, cioè del molto. Perché in realtà, qui appunto apriremo poi una discussione, in realtà hanno agito solo in base ai dati, purtroppo non è una realtà molto molto forte alla fine. Però in realtà quello vedo che questo 62% invece che ha colto completamente questo bisogno di compromesso ha una percezione ha avuto una percezione molto attenta. È vero, e qui do anche adito al 15% che ha risposto con un poco, è vero, in alcuni casi le scelte invece sono state molto di tipo politico ed emotivo, però ovviamente in una maniera che non è stata costante attraverso tutto lo svolgimento della pandemia. Quindi se torniamo alle slide, apriamo la parentesi Covid, poi c'è una chiusura, abbiamo in pochi minuti. Se parliamo dei dati, che cosa hanno fatto i dati? Allora, la prima domanda è che tutti quando pensano ai dati pensano ma la cosa importante era fare predizioni di quello che succedeva. In realtà
i dati e i modelli fanno molto di più, fanno quella che si chiama analisi situazionali, analisi epidemiologiche, scenari e pianificazione. Cercherò adesso in pochi minuti di chiarire un po' quali sono queste differenze, ma soprattutto una domanda che mi piace cercare di poter rispondere è: ma in realtà veramente che cosa hanno fatto questi modelli e questi algoritmi? Per esempio, una cosa che mi viene chiesta spesso è: ma a febbraio, a gennaio, a marzo, ci hanno indicato un futuro? Perché in quel tempo non si parlava molto di pandemia, ma in realtà molto, perché quello che abbiamo visto è che, ad esempio, i modelli a gennaio sono stati la prima linea di difesa, e la prima linea di difesa, io parlo quando ancora in Italia neanche si parlava, c'era pochissimo interesse, i modelli sono quelli che hanno detto a metà gennaio: guardate che la situazione in Cina è una situazione estremamente grave, guardate che c'è trasmissione uomo-uomo, e al di là dei 45-50 casi che erano stati riportati ai primi di gennaio, in realtà parlavamo di migliaia già a quel punto di casi attivi nella città di Wuhan. Questo per dire che appunto questo è stato fatto attraverso modelli che legavano i casi osservati in altri posti come in Giappone, in Thailandia, con la rete di movimenti, dati molto precisi che si possono prendere dei voli internazionali, e da lì si fa una stima di quale doveva essere la grandezza dell'epidemia in Wuhan, per poter avere quel tipo di importazioni di malattie, di casi di infezione di Covid negli altri paesi. Questo è continuato, un lavoro che è continuato non solo a gennaio, ma è continuato a febbraio. A febbraio, per esempio, abbiamo cominciato in molti gruppi a dire: guardate che nonostante si sia chiuso in Cina, e nonostante ci sia molta attenzione adesso ai viaggi in Cina, in realtà l'epidemia è già uscita dai confini cinesi e sta creando catene di trasmissione attraverso il mondo, e da lì anche altri viaggiatori che stanno facendo fondamentalmente diffondere l'epidemia a livello globale, in un modo che però non è visibile, perché i casi sono ancora pochi. Parliamo di una stagione influenzale che copre il tipo di sintomatologia che è osservata da Covid, e quindi basandoci solamente su quello che è la storia di viaggio non si riesce a capire a cosa sta succedendo all'epidemia. E molti modelli, molti gruppi appunto lavoravano proprio su quella, fornire alle unità di crisi che erano già attive informazioni su quello che non si riusciva a vedere. E quello che non si riusciva a vedere, ad esempio, era il fatto che una volta chiusa Wuhan, il numero di casi che in realtà venivano importati negli altri paesi del mondo arrivavano da altre parti della Cina, che una volta che chiudevamo la Cina e fondamentalmente cominciavamo a fare screening di viaggio per tutta la Cina, quei casi sono cominciati in realtà ad arrivare da altri posti in Asia, da altri posti negli Stati Uniti, da altri posti in Europa e così via. Beh, questo alla fine è corrisposto in un momento in cui molte persone non seguivano ancora le vicende della pandemia, alla modellizzazione e all'analisi di quella che noi abbiamo chiamato l'epidemia invisibile. Si chiama la fase criptica di un'epidemia, cioè quando negli Stati Uniti venivano individuati una manciata di casi, in realtà attraverso tutto quello che sono i modelli si vedevano già centinaia di casi negli Stati Uniti, e si poteva dire che a marzo sicuramente c'era trasmissione molto forte in tutti i paesi europei, negli Stati Uniti e così via. Quindi la pandemia in realtà è stata chiamata a metà febbraio dal punto di vista della modellistica, e ha avvertito governi ed agenzie di tutti i rischi connessi. Beh, questo diciamo è un primo pezzo. Poi dopo di questo si sono cominciati a fare gli scenari, e qui è molto importante: gli scenari non sono previsioni, gli scenari sono, e per chi è poi in generale e quindi magari ha anche una familiarità con tutto quello che è il mondo assicurativo, ci definisce un'idea di comprensione di quali possono essere gli avvenimenti futuri in base a delle assunzioni sul comportamento degli individui, sugli interventi che vengono presi, sulla situazione internazionale. Questi intervalli vanno sempre da quello più pessimista, che, per come si dice, deve essere fatto, cioè quello in cui l'epidemia fondamentalmente corre senza mitigazione, fino a quelli più ottimistici, in cui tutto funziona, in cui tutte le varie forme di intervento vengono messe in campo in maniera capillare. Ora, perché lo scenario pessimista viene fatto? Perché è il benchmark rispetto al quale misurare il successo degli interventi, perché ovviamente
questo portafoglio di interventi non può essere eseguito tutto. Ogni paese ha delle risorse, ha delle capacità, ha dei constraint economici e quindi in qualche modo deve scegliere all'interno di questo portafoglio di possibili scenari come agire. E quindi questo è importante. Questo per esempio è una delle cose che è sempre stata non comunicata appropriatamente nel pubblico, cioè il fatto che si dice ci sono scenari disastrosi, quegli scenari disastrosi vengono fatti per poi poter calibrare quali sono gli interventi e non far avvenire gli scenari disastrosi. L'ultima parte che c'è appunto poi in queste analisi è proprio quella delle previsioni, cioè di definire invece dei modelli previsionali che sono molto più a corto range. Questi sono modelli che non vanno oltre le 4 settimane. Se io vi dicessi che nevica tra 2 mesi e mezzo in una montagna del Tirolo, vi direi una bugia, no? Le previsioni meteorologiche si fanno su un raggio di 1 settimana, 2 settimane e poi fino a 4 settimane. Ecco, esattamente con le previsioni epidemiologiche, lì le previsioni proprio con dei intervalli di confidenza, con dei numeri più solidi sono intorno alle 4 settimane ed è normalmente un esercizio che viene fatto attraverso l'aggregazione di molti modelli, di molti gruppi, in modo appunto di cercare di diminuire quelle che sono le incertezze e gli errori. In tutto questo processo, come potete immaginare, i dati di nuovo sono fondamentali, perché senza dati questi modelli non riescono a dare dei numeri e la loro incertezza aumenta, e quindi in qualche modo senza dati si naviga nella nebbia. Io qui vi voglio fare solo un piccolo esempio che realmente di questi ultimi giorni voi sentite molto parlare della variante inglese, ed è un problema perché mentre nel Regno Unito si esegue circa il 10% di sequencing, cioè di sequenziamento genetico di tutti i casi positivi che vengono osservati, negli altri paesi, inclusa l'Italia, ma anche gli Stati Uniti, la Francia, la Spagna, si eseguono pochissime sequenze, e quindi noi non navighiamo in una maniera che è molto più, al buio rispetto a quella che è la variante inglese e la sua prevalenza nel territorio. E questo in questo momento ad esempio è un problema molto grande, perché purtroppo la variante inglese è sospetta di un incremento piuttosto forte di trasmissibilità, e quindi per esempio vedete qui un esempio in cui la mancanza di dati è essenzialmente ci fa navigare un po' ciechi. È importante soprattutto in questo caso sempre ricordarsi che tuttavia i modelli e gli algoritmi non sono fatti per essere oracoli indiscussi, non stanno cercando di darci un futuro preciso, ma una disponibilità di informazione. E qui mi piace in qualche modo ritornare alla complessità, cioè se dobbiamo prendere delle lezioni da questa pandemia, è proprio quella di cercare di non semplificare troppo. La comunicazione scientifica, la comunicazione è basata sui dati, deve ovviamente essere approcciabile per persone che magari non sono dei tecnici, ma non può essere ultra semplificata, cioè tutti quelli che sono slogan, le soluzioni pubblicate in una semplice pagina di giornale, cercate di essere diffidenti, non funziona così. Ovviamente le cose sono molto, se ci fosse una soluzione semplice sarebbe già in campo. L'altra cosa è importante: dati e modelli non decidono, e questa è una cosa importante proprio da leggere soprattutto anche in chiave di un'organizzazione come quella di un'organizzazione come Generali. Cioè i dati e i modelli sono degli strumenti di ragionamento, sono le decisioni dei decisori, sono qualcosa che poi spetta alla politica, spetta all'economia, nel senso che sono basate su trade-off, su risorse, sul consenso. E in realtà i dati e i modelli offrono delle mappe del futuro, e su queste mappe del futuro si esercita un ragionamento, ma i dati e i modelli non ci danno appunto, soprattutto nel campo sociale, un futuro deterministico. L'altra cosa è che bisogna essere sempre diffidenti di tutto quello che è comunicazione senza incertezza. Se qualcuno vi dà dei valori che sono fissi, anche lì diffidate, c'è sempre un errore, c'è sempre una probabilità associata a qualunque futuro. E l'altra cosa è
state attenti al pensiero lineare. Il pensiero lineare spesso inganna. Il pensiero lineare è quello che, per esempio, ti fa dire: ma in realtà questa è una malattia che porta solamente, Covid porta solamente il 3%, 4% della popolazione in ospedale. Questo è un numero molto piccolo. E purtroppo ci si dimentica che purtroppo invece la crescita di questa malattia è non lineare, e quindi se la lasci correre molto velocemente, quel 3% è comunque un numero ingestibile, perché fa un 3% di una frazione molto grande della popolazione. E quindi bisogna stare attenti tra quello che è un pensiero lineare moltiplicativo, rispetto, semplicemente moltiplicativo, rispetto a quello che è la complessità dei processi moltiplicativi, e che quindi in qualche modo diventano esponenziali e hanno tutte le loro non linearità. Ora, qui, come capite, non voglio continuare ad andare troppo oltre, poi riusciamo magari a parlarne di più, però è importante capire come i dati qui diventano qualcosa di più importante di una statistica. I dati come statistica sono una fotografia immobile del presente. Quello che noi invece stiamo cercando di fare è di avere un flusso continuo di dati che nutre degli algoritmi e, in base alla nostra capacità predittiva, determina delle mappe del futuro. È qualcosa che è completamente diverso. Siamo al di fuori di quello che è appunto la statistica, quello che vedo in questo momento, ma è un uso dei dati che va verso il futuro. E questo è un uso dei dati che va verso il futuro, e qui usciamo di nuovo se ho ancora 5 minuti, se mi concedete 5 minuti, al di fuori di quella che è la pandemia, ma ci porta invece all'interno di quello che è il mondo, la realtà quotidiana, cioè i dati che noi usiamo, ad esempio, per prevedere e per dare delle metriche, delle indicazioni quantitative a cose che sono, ad esempio, il gioco del calcio, che noi abbiamo pensato per anni fosse in qualche modo non catturabile all'interno dei dati. Ci sono dei gruppi, tra l'altro italiani, all'avanguardia, al CNR di Pisa, che definiscono appunto dati sulle partite di calcio per fondamentalmente prevedere, analizzare tutto quello che è il gioco del calcio in tempo reale, e non solo il gioco del calcio, ma addirittura i singoli calciatori, per cui andiamo a vedere qual è il ruolo di ogni giocatore in ogni secondo della partita di calcio, per poter alla fine affibbiare a questi giocatori un valore preciso attraverso delle misure, come questa che è una misura che si chiama di flow centrale, di quant'è importante la centralità del giocatore all'interno di una squadra, e per poi definire quali sono i parametri di mercato. E qui stiamo parlando non di una cosa accademica, stiamo parlando che il Barcellona, la grande squadra di calcio, usa questo tipo di algoritmi ed ha un intero gruppo di data scientist che si occupa di lavorare su questo. Ma allo stesso tempo si viene usata adesso sempre di più, per esempio, in tutto quello che è il mondo della produzione dell'arte, cioè, ad esempio, come prevedere quante copie venderà un libro. Guardando i primi giorni delle vendite di un libro si può dire quanto venderà un libro. Adesso qui vi faccio un esempio semplice, dai dati emerge questa cosa. Ovviamente, se voi pensate a un grande autore come Dan Brown, che vende milioni di copie, o a uno come me, che vende invece molto 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 meno, voi pensate che queste curve di vendita siano completamente diverse. Bene, in realtà, se uno guarda i dati, c'è un modo di usare dei parametri universali che riscalano, e voi scoprirete che ogni autore ha esattamente la stessa forma, la stessa curva di vendita. Deve essere solamente, come dire, rinormalizzata, e con i dati delle prime settimane di vendita si riesce a fare questo esercizio e fondamentalmente proiettare quale sarà alla fine della vita commerciale del libro il numero di copie venduto. Questa è una cosa che sono cose che vengono usate costantemente, anche se noi non ne pensiamo. E l'ultima cosa che voglio far vedere è, in realtà, ad esempio, il prevedere attraverso quelli che sono i post di Instagram se una persona sta rischiando di avere una crisi depressiva o no. Questo è usato in ambito medico. Il tipo di filtri che vengono usati sulle foto postate su Instagram sono un'indicazione, per esempio, di quello che può essere una patologia di tipo depressivo. Ora, qui andiamo in un mondo dove si entra, e attraverso quelle che sono le nostre attività, i dati che generiamo, andiamo addirittura ad avere delle metriche che quantificano il rischio di alcune patologie o il rischio per esempio, di avere un divorzio. Ora, chiudendo, qui ovviamente andiamo in un mondo che
vive luce e ombre, perché noi possiamo usare questi dati come strumenti di progresso oppure come strumenti di controllo e manipolazione quando andiamo a livello del singolo individuo, e questo è estremamente importante da tenere a mente. E il pericolo più grande è proprio, in qualche modo, qui uso una frase di Strogatz, un matematico che si occupa anche di queste questioni, è non capire perché questi algoritmi hanno ragione, perché in qualche modo questi algoritmi ci indicano dei futuri, ma in qualche modo essere passivi, accettare questi risultati solamente come una verità ineluttabile. Questo non è vero. Se noi ci fermiamo a questo, useremo male questo tipo di intelligenze. Mentre invece quello che dobbiamo cercare di fare è di non dimenticarci che questi algoritmi sono, come dire, sono linee di codice, sono equazioni che scriviamo noi, sono fatti da uomini, in qualche modo sono lo specchio di noi. Dentro contengono i nostri bias, contengono quello che noi pensiamo, e soprattutto in qualche modo questi algoritmi che noi pensiamo, che credono di pensare, in realtà sono il pensiero altrui, sono il pensiero, appunto, riorganizzano spesso pregiudizi, teorie e visioni del mondo di altri individui, ed è qui che bisogna essere molto attenti, quindi, quando li usiamo, e questa è una delle cose più importanti. Quindi a questo punto è l'acquisizione, l'antidoto più importante per cercare di non soccombere a questo tipo di dati ed algoritmi e di pervasività, è proprio quello di essere consapevoli. Se diventiamo consapevoli, possiamo diventare quelle intelligenze aumentate che abbiamo visto e usare questi dati nella maniera migliore. Io qui mi fermo e vorrei vedere però l'ultima domanda. Se mi fate vedere l'ultima domanda rispetto a quello che è l'ultimo anno, in qualche modo, cioè attraverso questa pandemia, in quest'ultimo anno, che cosa abbiamo imparato dai dati, secondo voi, e della realtà digitale del nostro mondo? Bene, e in effetti chiedo alla regia, ecco, grazie, di presentare, diciamo, i risultati. La domanda era: quanto accaduto nel 2020 ha accelerato lo sviluppo digitale del paese e generato consapevolezza dell'importanza di dati e algoritmi, oppure ha introdotto scetticismo? Beh, direi sostanzialmente un plebiscito: 88% maggiore consapevolezza, 7% più scetticismo, 4% non è cambiato nulla. Quindi diciamo 88% da una parte e circa 12% invece di parte opposta o comunque differente. Come interpreta questi dati? Ma qui in realtà vede uno diventa molto preoccupato proprio da quel 12% più o meno, appunto, di nulla è cambiato, di scetticismo. Cioè, in qualche modo, questa pandemia non ha solamente generato un pensiero sul valore dei dati, sul valore dei modelli, degli algoritmi, della nostra capacità di predizione scientifica, ma in realtà in alcuni casi ha generato un livello di confusione e che ha introdotto un po' più scetticismo, e purtroppo questo scetticismo, di nuovo andando in audience diverse da quella come dire di generali, è ancora più alto, e purtroppo perché ci sono stati anche alcuni piccoli fallimenti. Per esempio, noi a marzo, aprile, diciamo, molti paesi hanno battuto molto il tamburo, qui appunto vedete il tam-tam, per esempio delle app per la prevenzione di Covid e dei casi, e quindi le esposizioni a Covid. In realtà in molti casi il successo è stato, diciamo, usando una parola gentile, purtroppo limitato, e in realtà questo tipo di insuccessi ha generato una diffidenza rispetto al mondo dei dati e agli algoritmi, che in realtà non deve essere una diffidenza rispetto al mondo dei dati e degli algoritmi, ma alla loro implementazione, a come noi costruiamo un sistema intorno a questi dati e come li usiamo, che è una cosa molto più complessa. In qualche modo è come riusciamo realmente ad integrare le nuove tecnologie con quello che è il mondo, i sistemi paesi, che in realtà poi vivono spesso in un mondo che ancora non è pronto per un certo tipo di digitalizzazione. E,
Io però appunto a questo punto mi sono pronto per domande invece di qualunque tipo su questo tipo di considerazioni. Grazie professore, io mi faccio portavoce delle domande che abbiamo ricevuto, sto guardando, siamo già arrivati a 54 domande e quindi il mio ruolo sarà di selezionarne qualcuna andando a toccare magari i temi principali e cercando quei temi che accomunano anche più domande. E partirei con una prima domanda che ha a che fare con gli algoritmi. Gliene leggo e ne accoppio in verità un paio. La domanda dice appunto: chi garantisce la trasparenza degli algoritmi, soprattutto di quelli che sono molto impattanti per la nostra vita e non sono pubblici? Ci sono istituzioni che se ne occupano? E sempre su questo tema, diciamo, della trasparenza degli algoritmi, anche qui la domanda chiede se l'algoritmo che elabora i dati è influenzato dall'interpretazione dei dati di chi lo crea, come è possibile un po' ottenere il massimo del risultato con il minimo del rischio. Diciamo che abbiamo ricevuto diverse domande, forse anche scatenate dalla sua, diciamo, commento quando ha parlato di colui che disegna, diciamo, gli algoritmi che ovviamente li influenzano. Questo è il primo tema che sottopongo alla sua attenzione, professore. Questo è un tema importantissimo, sono due domande molto molto importanti. Noi abbiamo già visto che in alcuni casi gli algoritmi purtroppo avevano dei bias, dei pregiudizi che erano proprio stati introdotti anche in alcuni casi in buona fede, solamente dal tipo di dati su cui erano allenati, erano istruiti questi algoritmi. Questo si è visto per esempio con il riconoscimento facciale, con il riconoscimento di immagini, dove ad esempio purtroppo i database tendono a avere una sopra rappresentazione di quella che è la popolazione bianca, maschio, eccetera, eccetera, e quindi poi creano algoritmi che hanno problemi di questo tipo di bias, e lo stesso con algoritmi che hanno determinato in alcuni casi negli Stati Uniti alcuni outcome del sistema giudiziario e così via. Purtroppo questo è un problema grande. Come creare algoritmi che siano trasparenti, dove i dati siano rappresentativi, dove ci sia inclusione, tutto questo è un problema molto grande, anche perché spesso gli algoritmi sono sviluppati all'interno di compagnie, di realtà di tipo industriale o for profit, dove l'algoritmo ovviamente non vuole essere aperto perché ha poi dei diritti di proprietà. Ci sono delle agenzie che si occupano di parlare di questo, il mondo accademico è molto attivo. Allo stesso tempo agenzie come appunto la comunità europea eccetera stanno sviluppando programmi. La politica deve essere molto aggressiva, bisogna sviluppare sistemi di auditing degli algoritmi, bisogna far sì che qualunque algoritmo che venga commercializzato abbia degli audit, anche se di tipo chiuso, non devono essere di tipo pubblico ma da specifiche agenzie. Bisogna sviluppare tecnologie, come si dice, che siano data privacy preserving e così via. C'è molto 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 lavoro da fare, ed è qui che bisogna che ci sia la consapevolezza finale degli utenti e dei cittadini. Senza questa diventa un problema avviare questi meccanismi. Bene, la prossima domanda credo sia molto interessante, ne abbiamo ricevute diverse su questo tema e mi sono permesso di selezionare questa, e ha a che fare poi con la presa di decisioni sulla base dei dati. Oggi è un tema molto attuale quando parliamo di CTS, di governi che devono poi prendere delle decisioni politiche. La domanda è la seguente, prima gliela leggo. Questo insieme enorme di dati non rischia di offuscare la nostra capacità di cernite e selezione di dati che possono essere superflui e non attinenti? Cosa fare? Ecco, lei ha citato gli exabyte di dati che ogni anno produciamo e che aumentano costantemente, ma poi alla fine, ad oggi, sono gli uomini a dover prendere le decisioni, pensiamo solo al governo, e quindi un tema di capire anche come l'uomo si può allenare a capire cosa fare di questi dati, quali scegliere, quali scartare.
Allora, qui parliamo, è un'altra domanda molto importante. La rivoluzione dei big data sicuramente ha messo in luce l'idea che noi spesso andiamo a cercare il lago in un pagliaio. Quel lago è molto importante, però il pagliaio è enorme, fatto è pieno di spazzatura, come si dice anche, non solo paglia. E quindi bisogna essere molto molto attenti. C'è un problema di qualità dei dati. Quali sono i dati che realmente hanno valore? Bisogna creare sistemi che acquisiscano dati di valore e spesso non andare a cercare di derivare quei dati all'interno poi di un mare di altre cose. Ad esempio, per molto tempo si è cercato di avere dati di mobilità estremamente importanti per quello che è il nostro lavoro, ad esempio epidemiologico, però in realtà andando a guardare la mobilità dei device attraverso l'applicazione dove magari queste persone inviavano un tweet. Ecco, questo tipo, bisogna evitare di fare questo tipo di costruzioni, in realtà avere per esempio un approccio più diretto, ok, troviamo i dati di mobilità, prendiamo e creiamo delle strutture di acquisizione di questi dati che siano appunto trasparenti, che siano privacy preserving, che ci aiutino in qualche modo a utilizzare per il bene questi dati nella maniera più efficace senza dover incorrere nei rischi della spazzatura. Che invece avvolge molto spesso tutto questo dal punto di vista appunto del pagliaio, no? Cioè della montagna di altri dati non di qualità, e questo è un altro lavoro molto molto importante che deve essere fatto. Dobbiamo renderci conto dell'importanza di questi dati e della loro qualità e quindi creare delle strutture che permettano questa acquisizione nella maniera migliore. Bene, mi muovo adesso, oggi è abbastanza impegnativo svolgere la moderazione, mi muovo tra la domanda numero 19 e la domanda numero 24 e continuo a scorrere avanti e indietro per cercare di sintetizzarle, e queste due domande hanno come parola chiave la creatività. Questa è la parola chiave che pongo alla sua attenzione. La prima di queste due domande dice: professore, lei non pensa che tutta questa tecnologia non riesca più a far emergere l'estro personale di ogni singolo individuo e che quindi non possa far emergere più la creatività, che è stato comunque un elemento distintivo, diciamo, della razza umana? E simile a questa, ci dice il partecipante, collegandomi alla citazione sui mattoni e la casa, il rischio di una vita governata da algoritmi è di avere tante case costruite tutte uguali. Non perderemo totalmente la creatività che da sempre ci caratterizza? La domanda poi prosegue, ma poi diventa troppo lunga. Mi soffermerei sulla parola creatività. È straordinario. Queste sono altre due domande estremamente importanti. Da una parte noi rischiamo di avere dei fenomeni di, si chiama herding, cioè di... fondamentalmente noi veniamo bombardati da programmi che ci dicono cosa comprare, cosa ci può piacere, e se noi rimaniamo intrappolati in queste gabbie non facciamo più esplorazione. Però è proprio qui, non dobbiamo dimenticarci che gli algoritmi stessi sono un esercizio di creatività. Cioè disegnare algoritmi, disegnare programmi che suggeriscano quello che noi vogliamo, a cui siamo interessati, hanno all'interno una enorme tasso di creatività. Ed è lì che dobbiamo giocare, cioè se noi creiamo dei sistemi che sono troppo, come dire, la casa di mattoni fatte tutte uguali, vedrete che emergerà l'algoritmo che farà proprio sì che non ci siano tutti i mattoni uguali, perché abbiamo bisogno di queste differenze. Ed è qui quindi che io invito tutti a trasportare questa creatività da alcune aree anche all'area appunto degli algoritmi e dello sviluppo scientifico, cioè non pensare che la scienza sia qualcosa di arido dove non ci sia creatività. In realtà è uno dei pezzi creativi più forti, e tutto quello che noi possiamo adesso fare con le tecnologie vive di processi creativi. E quindi dobbiamo innestare le due cose ed uscire da queste profezie, come si dice, autoavveranti, in cui certo noi possiamo creare un mondo tutto identico, però se noi in realtà invece apprezziamo il tasso di creatività, andiamo in un mondo che usa la tecnologia anche come elemento creativo. L'uomo come animale sociale, parecchie domande ricevute sul tema della, diciamo, spersonalizzazione dei rapporti personali. Ne ho selezionata una. Il passaggio ad una realtà basata sugli algoritmi porta inevitabilmente ad una spersonalizzazione, ad esempio con riferimento alla buona impressione che si può dare nel richiedere un mutuo in banca, eccetera, eccetera, nel prendere le decisioni. Ecco,
Qual è, diciamo, il suo punto di vista su questo? Ma bisogna, credo, dobbiamo immaginare mondi diversi, cioè noi perdiamo forse una parte di personalizzazione nel mondo fisico, ma in realtà poi tutti noi però acquisiamo una personalizzazione su quello che è il mondo dei social e della tecnologia. Io invito tutti a pensare a quanto siamo diversi quando interagiamo e in qualche modo quanto di diverso di noi facciamo vedere sui social. In qualche modo diventiamo tante di persone, molto spesso diverse lì, quindi in realtà perdiamo qualche cosa da una parte, ma magari ne guadagniamo in altri lati. Di nuovo pensiamo anche alle tecnologie come elementi importanti in una situazione come quella di Covid. Immaginatevi, durante i lunghi lockdown, i periodi al di fuori del mondo fisico, se non avessimo avuto una tecnologia che ci permetteva di continuare ad avere rapporti sociali. Quindi in realtà, vedete, e in tutte queste domande ritorniamo sempre, ci sono dei pericoli e ci sono dei grandi benefici, ed è qui che io parlo sempre di consapevolezza, perché dobbiamo essere in grado di bilanciare queste due cose e di possibilmente andare nella direzione del beneficio. Bene, professore, qui la situazione si fa drammatica, le domande crescono esponenzialmente come la diffusione pandemica. E siccome siamo arrivati alla fine, siamo arrivati a 74 domande e abbiamo risposto solo ad alcune di queste, io ne ho selezionate un paio che credo siano però domande che ben, diciamo, sintetizzano tutte quelle ricevute. La prima domanda che le vorrei mostrare è la seguente: cosa abbiamo imparato dalla pandemia che non sapevamo prima e che ci aiuterà nella modellizzazione futura, in positivo e in negativo? Credo che questa sia davvero una domanda chiave, perché si collega centralmente anche a questo che è il tema di questo tantam, cioè quello delle lezioni dal 2020. Strettamente legata a questa c'è anche un'altra domanda in cui ci chiedono sue magari previsioni sull'andamento della pandemia. Auguri, mi sembra giusto. io mi permetto solo un commento invece su una parola di un suo libro, perché ci tengo molto. Lei ha scritto il libro L'algoritmo e l'oracolo. Ecco, mi ha molto colpito la parola oracolo. Oggi probabilmente ci affidiamo ai dati con questa forma di divinazione, quasi anche togliendoci la responsabilità poi di prendere delle decisioni che poi invece di fatto ricadono sempre e comunque su di noi. Ecco, quindi lezione 2020, un suo magari punto sul futuro e se vuole commentare la parola oracolo, che oggi che è strettamente magari per assurdo collegata al tema dei dati. E con questo ci avviamo alla conclusione. Grazie. Allora, la domanda su cosa abbiamo imparato: abbiamo imparato che non dobbiamo ritrovarci in una situazione come questa dove dobbiamo costruire tutti i sistemi di sorveglianza epidemiologica fondamentalmente quasi da zero. Noi abbiamo imparato tanto e tutto quello che abbiamo imparato adesso deve essere trasferito. Noi dobbiamo creare dei sistemi esattamente come gli osservatori nazionali meteorologici, dobbiamo creare osservatori nazionali per il rischio pandemico e dobbiamo far diventare, prendere tutto quello che è stato sviluppato come scienza in questo periodo, la qualità dei dati, il modo di usare i dati nella maniera appropriata, tutti quelli, i modelli e gli algoritmi che sono stati sviluppati, e farne tesoro e continuare a svilupparli, perché purtroppo il rischio è presente lì. Sul futuro mi chiedete qualcosa di molto difficile, nel senso che purtroppo dipenderà molto da quelle che saranno le scelte di chi fa politica poi. Qui di nuovo ritorniamo a quel problema. I modelli, gli algoritmi, i dati propongono delle mappe del futuro, e su queste mappe del futuro agiscono la politica, agiscono i decisori, spesso purtroppo non agiscono anche, fatemelo dire, e quindi questo crea problemi. Cosa succede nei prossimi mesi? Noi purtroppo abbiamo 2 mesi davanti ancora molto complicati, 2 o 3 mesi ancora molto complicati. Perché? Perché il vaccino, come vedete, richiede tempo affinché sia distribuito alla popolazione, e ci vuole del tempo prima che la quantità di vaccino e di persone vaccinate siano tali da poter cambiare le traiettorie epidemiologiche. Purtroppo noi ci troviamo ancora nei mesi invernali
e con delle varianti del virus che appaiono più trasmissibili. Quindi bisognerà continuare a lavorare, a fare sforzi per contenere il virus. E io qui di nuovo faccio un invito sempre a tutti. Nessuno vuole le chiusure ed è un fallimento rimanere solamente con le armi delle chiusure. Quello che bisognerebbe fare ancora adesso, i governi dovrebbero lavorare per creare tutto quello che è un'infrastruttura di controllo del virus che purtroppo non è stata sviluppata nella maniera adeguata durante i mesi precedenti. Adesso non bisogna cadere nell'inganno, c'è il vaccino e quindi i problemi sono risolti, abbiamo ancora, diciamo, fino alla primavera estate un periodo di transizione che è piuttosto complesso. L'ultima cosa è l'algoritmo, appunto, e l'oracolo. Gli algoritmi non sono oracoli, se no torniamo realmente ad un periodo buio. Gli algoritmi sono linee di codice, i dati, e dentro i dati possiamo trovare delle verità, ma non troviamo un determinismo sul futuro. Come dicevo, devono essere visti come elementi di ragionamento, come guide per quello che può essere per le nostre scelte. La consapevolezza è la cosa più importante che possiamo acquisire per poter fuggire appunto da un'accettazione passiva di quello che è un mondo algoritmico, e invece cercare di disegnare quel mondo algoritmico per avere un mondo migliore e delle intelligenze aumentate nel senso positivo. Grazie davvero, professore. Concludiamo con qualche minuto di ritardo e chiedo scusa per questo ritardo, ma ci sembrava davvero valesse la pena sfruttare appieno questa opportunità. Ringraziamo il professor Vespignani di essere stato qui con noi oggi. Grazie. Grazie a tutti voi per aver interagito, per aver risposto alle domande di Stampol, per aver sottoposto alle domande, e chiedo tra l'altro al team di inviare poi l'elenco di tutte le domande che abbiamo ricevute al dottor Gianluca Perin, ovviamente spersonalizzate e sanitizzate, ma io che ho avuto modo di guardarle sono veramente molto molto interessanti e credo che possano essere utili per dare un polso di quello che è un po' il sentiment di tutti i partecipanti. Vi ricordo che a breve riceverete anche da parte appunto di Generali Stessa Italia un'email con un feedback, come ricordava Gianluca Perin, molto importante per tastare, non soltanto valutare questo incontro, ma anche avere un vostro sentiment su questa iniziativa. Il prossimo appuntamento sarà domani con Paolo Mieli e il tema sarà sempre lezioni dal 2020, immaginare il futuro, comprendere il passato per affrontare il domani. E credo che anche domani non mancheranno numerosi spunti. A lei, professor Vespignani, un'ultima parola per il saluto conclusivo. Io vi ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, soprattutto le domande erano estremamente interessanti, grazie dell'invito e in bocca al lupo. Bene. Bene, grazie a tutti voi e arrivederci a domani al prossimo appuntamento di questa Tam Tam Talk.